Oggi sono qui ai microfoni di Radio Sherwood, dopo quasi un anno dalla prima intervista, circa ad ottobre dell'anno scorso. Vero, è stata fatta tipo il metal già. Punk, mi sa. Avevate ancora soltanto un EP pubblicato, adesso c'è anche un album, e appunto dei Slime, dei Ooze, dei Kill. Grande titolo, d'impatto, complimenti, mi piace molto. E questa sera sono qui nella foresta per fare quattro chiacchiere con noi e appunto rispondere alle mie domande, se vi piacciono, cioè dopo ognuno è libero di far rispondere se non vuole. Allora, partiamo subito dall'album. Dei Slime, dei Ooze, dei Kill, un album intenso ma rapido, inizia in 8 bit, finisce con una pernacchia, una scoreggia. Vi va di raccontare un po' il concept delle storie un attimo, che semplicemente dall'ascolto non possono nascere? Allora, come hai detto tu, ci sono tante influenze all'interno, che sono le influenze che comandano la nostra vita tutti i giorni. Quindi c'è un po' di quello che ci piace mischiato a un po' di quello che amiamo, mischiato a un po' di quello che odiamo. Abbiamo unito tutto quanto, abbiamo iniziato a guardarci un po' intorno, perché in realtà noi ascoltiamo tanta musica, prendiamo come riferimento tanti gruppi e ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo detto: cavolo, manca proprio quella parte di quella parte molto fumettistica, molto kaiju, molto vecchi videogiochi. Per quanto ci siano tante band che magari fanno full kaiju come gli Oxygen Destroyer, o magari vanno full film vecchi italiani come Fulci, mancava questa fusion di un po' di kaiju, un po' di film vecchi, un po' di videogiochi vecchi. Quindi abbiamo unito un po', come ti dicevo, tutto quello che ci piace. Il disco parte quindi in 8 bit e hai detto bene, volevamo quindi richiamare una sorta di videogioco. Volevamo fare una intro inizialmente più rumorosa, poi abbiamo detto proviamo a fare qualcosa di più musicale, così la gente non fa quella incredibile cosa di skippa la intro, però almeno se un po' se l'ha ascoltata. Maledetti, non si skippa mai l'intro. Non si skippa mai l'intro. E il disco finisce con una pernacchia, sì, è un gesto di voce fatto in diretta live, wow. Senza line check. Grazie mille, è un onore avere questa pernacchia live qui in ripresa. Vogliamo lanciare la sfida? Dentro al disco, e non lo sappiamo neanche noi, lo sa solo lui e il produttore che ci ha registrato. C'è un suono di un mucco, presente quelli che giri fa. C'è dentro il disco, non sappiamo dove. Se qualcuno lo scopre, vince. Beh, tutto. È una caccia al tesoro. Chiunque ascolterà l'intervista sa cosa deve trovare. Ci sono delle risate. Sì, 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 è nascosto bene quindi. È nascosto bene, però io, siccome ho visto quando è stato messo, adesso lo sento, perché so il punto preciso. Invece loro ogni giorno mi dicono, ma è questa canzone in questo punto? E io ovviamente ho silenzio di stampa, perché ho promesso al grandissimo Paso di Studio 73, che tra l'altro ha fatto un sacco di dischi della scena locale, ha prodotto molti dischi degli Slender tempo fa, ha prodotto anche gli ultimi Confine con cui abbiamo suonato, e quindi tanta roba. Ok, grazie mille. Adesso una domanda che non è una domanda, quasi un giochino. Io ho preparato quattro immagini di kaiju, presi due direttamente dalla copertina del vostro album e due a mia scelta personale. Se vi va adesso di associare a un membro della band un kaiju. Bellissimo, e vai, sono pronto. Raccontarci questa scelta. Quindi abbiamo con noi... Ecco, Minilla. Partiamo Minilla. A bomba. Facciamolo vedere bene. Allora, Minilla è questo. Appare in uno dei film di Godzilla molto vecchi. E il core di quel film è tipo lui che viene bullizzato da altri dinosauri, tipo, cioè da altri kaiju in questo pianeta, e alla fine riescono a sconfiggere i bulli. Questo è il concept di quel film. Non lo so, Minilla, perché Minilla è il figlio di Godzilla, quindi è piccolino, è stupido e fa solamente... Aspetto di vederli tutti. Facciamo delle presentazioni. Chiaro. Dopo abbiamo il gigantesco Titanosaurus, perché Titanosaurus, anche lui i due della copertina potente, non dovevano mancare. Potente. Dopo ce n'era un terzo sotto il logo Slaggor, che ero indeciso se fosse Shin Godzilla o qualcun altro dalla coda con la bocca, però queste sono nostre piccole dubbi. Qui abbiamo Gigan, iconico. E infine... il furry di Godzilla, King Caesar. Ah, anche questo molto carino. Questo dov'è? Aspetta, l'abbiamo messo tipo nel retro, mi sa? Potrebbe essere, potrebbe. Sì. Potrebbe? Non mi ricordo benissimo di lui. Mi sa che lui forse non c'è. Anche perché esistono così tante versioni di quella copertina.
Tra l'altro, prima di fare questa cosa, voglio darti uno sneak peek che in realtà non l'abbiamo detto da nessuna parte, però quando abbiamo creato la locandina insieme al grandissimo The Garbage Kid di Venezia, quindi alla fine la nostra lore torna sempre qui in Veneto, e avevamo bisogno di una città tutta diroccata, distrutta, e cercavamo quindi questi palazzi di Brooklyn, del Bronx, e ne abbiamo trovato tipo uno, solo che non trovavamo la parte specchiata a destra, e quindi abbiamo messo lo Zen di Palermo, che stava benissimo, non hai idea di quanto fosse cinematografico. Alla fine l'abbiamo infilato là in mezzo ai kaiju, quindi questa era la i kaiju che distruggono lo Zen di Palermo. Esatto. Wow. Qua non lo so. Facciamo che ognuno si sceglie il suo o lo dobbiamo assegnare agli altri? No, perché devo... No, non devo fare io. Facciamo che ognuno si sceglie il suo, è più facile. Io ci devo pensare un attimo. Io scelgo quello che nessun altro sceglie. Tu andavi in porta quando si giocava a calcio. Io mi sa che mi sento lui. Sì, dai. Che dite? Aspetta un attimo. C'è sorella? Allora, io sono King Caesar OG. Io prendo Minilla, deciso. Io voglio Minilla, andato, mi piace, deciso. Sì, è bello, anche perché c'è una figure sua a casa, quindi mi rispecchia. Ah, io prenderò Gigan perché ha un aspetto un sacco stupido. Però dovete fare le facce, ragazzi, come per vedere se ci somigliate. Non ce l'ha una faccia sto coso. Come no, è così? C'ha pure gli occhiali. C'ha gli occhiali veloci. Allora io sono lui, evviva. Tutti con il loro kaiju personale. Adesso passiamo a un'ultima domanda. Allora, comunque è innegabile la vostra connessione al mondo dell'internet, sia le personalità nel gruppo ma anche i temi che trattate, mostroni, film, sia nel web trovano l'origine della loro popolarità, almeno per le generazioni attuali, contemporanee a noi. Come riuscite a bilanciare i due mondi che vi coinvolgono, quello dell'internet e del metal, soprattutto nei confronti del secondo, pieno di defender of the faith, nostalgici, autoeletti, giudici del vero metallo che sembrano quasi voler fare da gatekeep a una community che sempre più ha bisogno di persone che passano dal monitor al pit? No, io no. Non voglio dire parolacce. Io mi sono perso a metà discorso, ho iniziato a pensare ad altro, però ho capito il concetto. Allora, e innanzitutto questa l'ha scritta ChatGPT o l'hai elaborata tu? No, che bomba. Allora, come hai detto tu, è innegabile che Slaggor si rivolga, secondo me, più che a internet, alle generazioni nuove, e quindi di conseguenza internet ormai è... o affini a noi, esattamente. Come facciamo a rapportarci con questa cosa? Semplicemente andiamo avanti e lo facciamo senza curarci troppo del ma se facciamo questa cosa potrebbe generare una reazione. Spesso non ti nego che l'abbiamo fatto anche per generare una reazione, e lo sappiamo tutti che l'odio forse attira click in certi sensi. Certo, il nostro obiettivo non è diventare il classico gruppo odiato da tutti, stile Nickelback, però sicuramente portiamo avanti questo nostro voler rivolgerci a più giovani, di conseguenza alle generazioni nuove, e di conseguenza... Non dico fare da capi verso questo cambio generazionale, però sicuramente suonare in ambienti con altre band, suonare in ambienti dove non è semplicemente il locale dove la persona entra, guarda noi e se ne va via, ma venire e scoprire questo mondo, che è un mondo attivo, come ti ho detto prima, non è semplicemente vieni al concerto e te ne vai a casa, ma è un mondo dove partecipi, pigli una matita, inizi a fare disegni, poi prendi la macchinetta, inizi a tatuare, poi inizi a fare, che ne so, prendi uno strumento e fai con i tuoi amici. È un tipo di cultura molto attiva, e attirare le persone verso questo genere musicale alla fine ci fa dire ok, forse stiamo facendo qualcosa di buono oltre che i rutti sul microfono. Beh, i rutti a quanto pare portano persone al pit, quindi è importante che ci siano continuamente dei rutti al microfono. Se volete salutare il pubblico e gli ascoltatori di Radio Sherwood con un rutto, è sempre ben accetto. Non so ruttare a comando, quindi lo faranno loro. Ottimo rutto, grazie mille, siamo tutti molto contenti. Rock and roll. Rock and roll. Sempre.